Ancora Fanchini, arriva blocco di Cutolo, gioca due con Fanchini, la penetrazione di Cutolo, bellissima penetrazione di Cutolo. Palla nelle mani di Fassi. Cutolo va ancora ad impattare Cristiano Fassi. Divias, il piazzato dall'angolo sul ferro, ma è lo stesso Divias che si va a prendere l'imbalzo, va a realizzare e subire il quarto fallo di Agostinetto. Libero aggiuntivo per Marco Divias, un po' di fortuna, va a bersaglio. Ancora Fanchini, arriva a blocco di Rotondo, il gioco a due con Fanchini, va Rotondo, corto, ne viene fuori il contropiede di Cutolo che mette in ritmo Fanchini, il tiro piazzato di Cutolo è sul ferro, Barbieri a svettare, poi Divias che rimane dall'altra parte, va ad appoggiare la palla dentro il canestro. Rossi, Barbieri lontano da canestro, perde la palla Barbieri, viene fuori il contropiede di Fanchini, poi la palla che arriva a Rotondo che in qualche modo riesce a correggere il canestro, c'è ancora un fallo, questa volta è di Donato Cutolo. Ranuzzi va fin sotto canestro, Ranuzzi va a depositare la palla nel canestro. Jeslo rimane costantemente incollata alla partita, la palla nelle mani di Stoikov. Barbieri va a depositare la palla nel canestro, 41-38. Stoikov prova il tiro da tre punti, Stoikov a bersaglio, la tripla di Stoikov. Vador e Rotondo invece per Jesolo, è proprio Trucolo che va fino in fondo, va a realizzare uno splendido canestro a due minuti esatti dal termine del quarto. Ancora Fanchini, la palla per Salvador, spalla canestro contro Rosignoli, bellissimo il movimento d'attacco di Enrico Salvador. 4, ultimo minuto di gioco, ancora una palla persa per gli arancioneri, contropiede di Trucolo che va a realizzare, a subire anche il fallo per Ranuzzi, qui non vede più il canestro neanche con l'umicino. Pochi istanti fa il giro aveva la bellezza di 7 punti di vantaggio, ora invece a condurre è Jesolo con Fanchini ancora che va a prendere un canestro. 1-2 per Fasti, Fanchini va fino in fondo, termina qua, 47-49, Zampolli è già dall'altra parte, Trucolo, la penetrazione di Trucolo, va a tirare a sbagliare ma lo stesso Trucolo a riprendere l'imbalzo e andare a correggere. Fasti, Divias prova il tiro dalla lunga, a bersaglio la tripla di Marco Divias a quota 17 di Rossi, poi Divias, passaggio consegnato a Ghedini, arresto e tiro per Ghedini da tre punti, la tripla, a parità 53 pari, 3 minuti giocati in questo ultimo quarto, palla nelle mani di Stoikov, poi Ranuzzi, poi Barbieri, il piazzato di Barbieri a bersaglio, Rossi, ancora Stoikov, Barbieri spalla canestro contro Rotondo, lo scarico per Stoikov, ancora per Divias, la piazzata di Divias a bersaglio, la tripla di Marco Divias arrivata a quota 20. Stoikov si va da Rossi, ora Barbieri spalla canestro contro Rotondo, il gancione di Barbieri a bersaglio, 61-53, 4-17 da giocare, palla nelle mani di Fanchini, arresto e tiro per Fanchini a bersaglio, 3-50 da giocare, Zampolli, ancora Rotondo prova a fare sportellate con Barbieri, il gancione di Rotondo ancora a bersaglio, 61-58, la penetrazione di Fasti va a forzare una conclusione, trova due punti importanti Cristiano Fasti, la penetrazione ancora Fanchini, lo scarico per Zampolli che all'ennesimo tentativo la mette dentro, se non ho contato male fino a poco fa, ma però Fazzi si è preso tutte le responsabilità e ha fatto esplodere il palazzetto, tripla
La tripla di Fassi, una bella boccata d'ossigeno per il giro, ancora la palla nelle mani di Fanchini, perso rotondo, va a realizzare un bel canestro, palla nelle mani di Fanchini, la penetrazione di Fanchini, lo scarico di Zampolli, libero da tre punti, è sul ferro questa volta il primo ad arrivare, è stato Rotondo, sbaglia il primo dei due liberi a disposizione, il secondo personale, e invece va a bersaglio con il suo 22esimo punto. Fanchini non fa neanche partire il cronometro, va Cristiano Fassi, 14 secondi al termine della partita, va anche questo e questa volta c'è il time out di Roberto Russo. Bene Mauro Procaccini, andiamo a vedere, niente, la stoppata addirittura, però certo che Zampolli se va a spendere un fallo è un bel danno questo.